La posizione del Comune è molto chiara, noi dobbiamo dare assolutamente priorità a quelle che sono persone che attendono casa da decenni, da oltre 10 anni, e a tutte le persone fragili, ossia gli anziani, i disabili e le mamme con i bambini. Questa soluzione è stata proposta ripetutamente e continuerà ad essere ancora proposta dal Comune di Roma a tutte le persone che attualmente sono in strada. Purtroppo hanno rifiutato più volte e noi continueremo perché questa è la direzione da prendere. Tra l'altro, per quanto riguarda l'emergenza abitativa, siamo in contatto con la Regione e continueremo a completare il percorso per una nuova definizione di questa linea, però sempre nel solco della legalità. E tutte le istituzioni sono concordi nel dire che non dobbiamo scatenare guerre tra poveri, quindi questa è la posizione ufficiale.